Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi». Buonasera, eccoci al secondo incontro di questo itinerario che abbiamo intitolato Il mio nome è Pietro. Oggi ricorre il primo centenario dell'ordinazione sacerdotale di San Paolo VI a Brescia, nel Duomo, e domani 30 maggio, ricorre il primo centenario della celebrazione della sua prima Santa Messa nel Santuario della Madonna delle Grazie a Brescia. Non possiamo dimenticare che Paolo VI è stato un uomo, un giovane molto esile, infatti, per la sua debolezza fisica non ha fatto il seminario, ha studiato a casa, e quando il Vescovo di Brescia lo ha ordinato, tanto la sua salute era cagionevole che disse: «Ma questo lo ordiniamo per il paradiso», nel senso che probabilmente avevano pensato che sarebbe morto, appunto, ancora molto giovane. Sono i progetti degli uomini, ma Dio ha altri disegni. E un particolare delicato è che Paolo VI celebrò la sua prima messa indossando un paramento, una pianeta, confezionata con il vestito da sposa della sua mamma, a cui lui è sempre stato molto legato, e dalla mamma ha raccolto quella profondità spirituale che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Il brano che abbiamo ascoltato, la conclusione del Vangelo di Giovanni, del capitolo 21 di Giovanni, questo brano, potremmo dire, è una risposta positiva ad un'altra pagina nell'esperienza di Pietro. Tutti ricordiamo il rinnegamento di Pietro, il triplice rinnegamento di Pietro. Questa volta accogliamo invece, potremmo dire, questa triplice professione di amore che Pietro fa, esprime al Signore, conoscendosi ormai bene. Non abbiamo più davanti il Pietro spavaldo, sicuro, colui che aveva detto: «Io per te sono disposto a morire. Io darei la vita per te, io non ti tradirò mai». Poi sappiamo che Pietro lo ha tradito davanti ad alcune serve. Questa volta troviamo un Pietro più maturo, è passato dalla prova, è stato segnato dalla caduta, dal peccato, dal rinnegamento, e con molta umiltà, noi diremmo in punta di piedi, esprime la sua relazione con Gesù, dopo che Gesù per tre volte pone una domanda.
Al centro dunque della scena, questa volta troviamo soltanto questi due personaggi, Gesù e Pietro. Pietro ha sperimentato la pienezza di Gesù e vive ormai la vita come obbedienza a Gesù. La sua preoccupazione è quella di seguire veramente il Signore e di fare quello che in fondo Lui gli sta proponendo. Ora si sente vero perché si è sentito amato, salvato, tirato fuori, preso per mano, ricordate la volta scorsa, e dunque capace di lodare nella vita quotidiana, nei gesti molto semplici. Ha imparato a mettercela tutta nel gettare la rete e ha imparato ad aspettarsi una pienezza della pesca solo avendo fiducia nel Signore. Possiamo dire che all'inizio Pietro era molto protagonista della sua vita, ci sono io, ci penso io, metto a posto tutto io. Adesso si è accorto che senza il Signore anche lui non può fare nulla. L'ultima parola che Gesù infatti dice a Pietro è una parola che Pietro aveva già sentito all'inizio della sua vocazione, della sua chiamata, ed è la parola seguimi, ma era già stato detto. Qui possiamo definire questo atteggiamento, questa esperienza, come una seconda chiamata. Sembra quasi che Gesù stia chiamando ancora una volta. Infatti, se avete notato, non lo chiama Pietro, che era il nome che Gesù gli aveva dato. Tu non sarai più Simone, ma ti chiamerai Pietro. Qui invece lo chiama Simone di Giovanni. Sembra proprio una nuova vocazione, un nuovo inizio. Ma qui non si tratta più adesso di abbandonare tutto per il Signore, ma di essere con il Signore e soprattutto di diventare come il Signore. La preghiera deve avere per forza come sbocco l'essere come Gesù. E l'ultima parola che Gesù dice è la prima che Pietro si è sentito dire: seguimi, vienimi dietro, cerca di essere il mio discepolo, metti i tuoi piedi dentro alle orme che io sto lasciando, vienimi dietro. E Gesù interroga in questo brano per tre volte Pietro, ma non viene interrogato sulla fede, sulla speranza, sulla generosità, sul perdono. Viene interrogato sull'amore. Ecco, mi lascio condurre da alcune espressioni di Paolo VI che commenta questo brano. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Una domanda carica di immenso significato. Che cosa voleva Gesù con quella insolita domanda rivolta all'afflitto discepolo? Riabilitarlo? Sì. Sì anche. Per Pietro era necessario un perdono già accordato, forse con lo sguardo dolente a lui diretto da Cristo, dopo le sue negazioni, con il ricordo a lui destinato subito dopo la risurrezione e con una prima apparizione riservata proprio a lui. Ma indubbiamente il Signore voleva di più. Egli domandava all'apostolo, primo confessore della fede, l'amore, la carità che fanno viva e operante la fede. L'intenzione del Signore, continua il Papa, palese in questo interrogatorio sull'amore di Pietro a Gesù, termina ad un'altra definitiva lezione, insegnamento, investitura insieme, termina al trasferimento dell'amore da Gesù al gregge di Gesù. Pasci miei agnelli, pasci le mie pecore. Questo Paolo VI.
Questa domanda fondamentale che Gesù rivolge a Pietro, credo che Gesù la rivolga anche a ciascuno di noi. Possiamo sostituire il nome Simone di Giovanni, possiamo mettere il nostro nome. E Gesù ci chiede, chiamandoci per nome, ma tu mi vuoi bene? Tu sai amare, significa questa domanda. Tu sai amare me. Tu sai dire un'espressione che talvolta si fa fatica a dire a qualcuno. Io ti voglio bene. Gesù da Pietro non si sente dire né un sì sicuro, sì sì certo che ti voglio bene, sono sicurissimo, ma neanche un non so, non lo so se ti voglio bene. Ma con questa bellissima risposta che mi sembra essere proprio il centro di questo dialogo, di chi dice: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo, ti voglio bene. Sembra un atto di affidamento a Gesù che sa tutto e che può tutto. Pietro sembra girare la domanda, sembra rimandare la domanda verso il Signore. Tu mi fai questa domanda se io ti voglio bene, ma non lo so, forse me lo devi dire tu. O forse senza il tuo aiuto io non ce la faccio a rispondere a questa domanda. Perché la misura del nostro amare il Signore non siamo noi, ma è Lui che ci permette per sua grazia di poterlo amare. E questo Pietro l'ha capito e dice: Signore, tu sai tutto, cioè tu sai come sono fatto, tu sai anche quello che ho fatto, tu sai quello che ho combinato nella vita, tu sai che sono partito molto presuntuoso e alla fine sono caduto. Siamo certi dell'amore che Dio ha per noi, ma dobbiamo essere ancora più certi che Lui ci aiuta ad amarlo. Certo, noi non siamo capaci di amare il Signore, però con il suo aiuto noi possiamo tentare di farlo. Pietro sembra voler dire: lascio a te, o Signore, ora che ho conosciuto quello che io veramente sono, la capacità di poterti amare veramente. Un'altra espressione di questo brano che vorrei raccogliere. Prima dice Gesù: prima ti cingevi la veste da solo, ma verrà un tempo dove andrai dove tu non vuoi. Parola un po' dura questa, parola che ci interroga. Che cosa vuol dire? Soprattutto una parola che un pochettino ci colpisce se la rileggiamo nella nostra vita. Che cosa vuol dire che adesso noi ci cingiamo la veste, ci vestiamo da soli, ma verrà un tempo dove noi andremo dove non vogliamo? È possibile andare dove non vogliamo? Poco incoraggiante sembra per Pietro e per noi, ma dobbiamo anche tener conto che Pietro in questo momento ha davanti a sé una responsabilità molto gravosa, che è guidare la Chiesa. Sta per ricevere il mandato, sta per essere consegnato alla Chiesa, sta per essere mandato come il capo della Chiesa, il responsabile della Chiesa, la guida della Chiesa. Però ciò che sostiene anche Pietro e anche noi è che anche Gesù è andato là dove non voleva andare. Non la mia, ma la tua volontà. E Pietro scopre che nell'obbedienza a Gesù sta il segreto della sua esistenza. Parola obbedienza non piace ai bambini, ma non piace neanche a noi. Perché obbedire a qualcuno, a qualcosa, agli eventi della vita, obbedire per esempio al fatto che in questo periodo siamo stati in casa, che non abbiamo potuto avere relazioni, che non abbiamo potuto fare, noi diremmo,
quello che in fondo volevamo fare liberamente. Però l'obbedienza sembra una parola stonata anche nella vita degli adulti. Eppure Pietro ci aiuta a capire che nell'obbedienza a Gesù, non ad altro, a Gesù, sta il segreto della nostra esistenza, ma sta anche il segreto della nostra libertà. Questo segreto lo dobbiamo custodire. Noi siamo stati creati per donarci e in questo realizziamo pienamente la nostra vita. Chi sono i santi? Ne abbiamo visti diversi in questi nostri incontri. Abbiamo visto Giovanni Paolo II, abbiamo visto Giovanni Vigesimo III, Madre Teresa di Calcutta, oggi Paolo VI, quanti santi. E poi la bellezza di poter dire, ma io questi santi li ho visti, li ho incontrati. Non sono santi che alla fine esistevano nel Medioevo. Sono santi che ci sono anche oggi, che io ho incontrato. E ce ne sono tanti che sono ancora in mezzo a noi e tanti che verranno. Chi sono i santi? Sono le persone che hanno donato tutto loro stessi, la loro vita, e tutta la loro esistenza è diventata qualcosa di veramente grande. Allora queste parole che un attimino ci interrogano, queste ultime parole di Gesù, ci riportano al mistero della croce. La croce è questo dono di amore che Gesù ci dona. Dalla croce Lui ci attrae in maniera irresistibile e ci permette di fare della nostra vita un grande dono. La croce è una scuola. La croce di Gesù ci chiama a fare della nostra vita una dedizione per gli altri, per il bene di tanti fratelli e di tante sorelle. Una vita che non è spesa, che non è consumata, che non è offerta, alla fine è una vita inutile. Chi vorrà salvare la propria vita, dice Gesù, la perderà. Chi la perde, la consegna, la consuma fino all'ultimo istante, la ritroverà. Forse questa sera il Signore ci chiama per offrirci a un servizio più generoso verso gli altri. Forse ci sta dicendo, per quello che ne siamo capaci, per le nostre forze, i nostri mezzi, le nostre possibilità, ci sta dicendo anche tu sei chiamato in fondo a pascere le mie pecorelle. Possono essere quelli della mia casa, possono essere quelli che lavorano con me, possono essere i miei amici, può essere la mia comunità. Ci invita il Signore a rileggere la nostra vita sotto il segno del servizio e della donazione, quasi a dire una vita che non diventa servizio alla fine è un fallimento. Insomma, ci invita il Signore a leggere la vita come ha fatto Lui, che alla fine si è donato tutto, fino all'ultima goccia di sangue. Ecco, cari amici, abbiamo voluto vivere ancora una volta alcuni appuntamenti per farci compagnia. Questa era l'intenzione quando abbiamo voluto soffermarci sulla figura delle prime tre donne bibliche e questa volta i due papi che hanno fatto tanto bene alla Chiesa e che continuano a proteggere la Chiesa e la nostra stessa vita. Auguro a ciascuno di noi di poter spendere i propri giorni lodando il Signore, ascoltando la Sua parola e offrendo quello di cui siamo capaci ai nostri fratelli e alle sorelle che ogni giorno avviciniamo.
Se qualcuno desidera ancora inviare qualche messaggio, noi lo accoglieremo volentieri. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Carissimi, sto bene e non ho d'altro bisogno che di sapere che pregate e fate pregare per me. Voglio unire la gratitudine per la nostra famiglia, per avermi preparato a questo sommo favore di Dio, quella di aiutarmi a riceverlo bene, e spero che mi aiuterete anche per l'avvenire, a trovare presso di voi l'ispirazione e la forza per rispondere alla volontà del Signore. Scusatemi tutto ciò che non avreste voluto avere da me e soprattutto tutto quello che in me vedeste di meno degno a prepararmi alla santità della mia nuova vita e pensate di più per questo alla bontà di Dio. Vi raccomando ancora di lasciarmi il più possibile godere la mia grande giornata e voi sapete come. Siatemi vicini con il cuore e con la vostra benedizione. Con affetto, Battista. Con questa lettera ai familiari, Giovan Battista Montini, nell'imminenza dell'ordinazione sacerdotale, li ringrazia di averlo preparato al sommo favore di Dio. Li prega di aiutarlo a rispondere alla volontà di Lui e di scusarlo delle mancanze. Leggendo i suoi scritti, ci si convince che Montini ha vissuto il sacerdozio come un carisma di straordinaria potenza e di formidabile efficacia. Sarebbe sufficiente riflettere sulla lettera all'amico Don Francesco Galloni, in attesa degli ordini sacri, dove analizza la sua esperienza mistica di ciò che va provando, la letizia e la solenne trepidazione. La letizia che cresce nella condivisione e la trepidazione che lascia al posto a quel sentimento di fiducia che è proprio dell'amicizia di Cristo. C'è in questo capolavoro epistolare la consapevolezza di cos'era per lui la sua essenza d'uomo, un eletto che una folle bontà aveva voluto trasformare da inferno che era. Visione della propria nullità, ma visione anche di quella forza che conserva dalle astute menzogne germoglianti in noi. Fiducia in quella forza, tale forza che per poco che noi cooperiamo, essa trascina a toccarla, dal mondo al cielo, quasi nostro malgrado e a dispetto della nostra insufficienza. Il carisma sacerdotale di Montini rinnega la presunzione e nell'umiltà chiede aiuto all'uomo fratello. Quale fatica per entrare in contatto con noi stessi e con le anime dei fratelli, o meglio, quale operoso lavoro si richiede, ma sempre quale speranza lo sorregge. Io non so ancora come mi sarà dato trafficare il talento, ma se tu vedessi un giorno che io confondo e maschero l'impotenza fisica con la pigrizia elegante del critico inerte e parassita nella casa del Signore, per carità di fratello, fammi ricco della fiamma che anima il tuo apostolato. Per pietà di un cieco che diverrebbe guida di ciechi, ricordami ciò che io più di ogni altro so dimenticare quasi per predisposizione fisica, il dovere di moltiplicare energie e speranze per la gloria di Dio. Questa la sua ascesi sacerdotale, non pigro, non incerto, non parassita, non cieco. Il sacerdote novello fu festeggiato in casa, nell'oratorio della pace, nell'ambiente dei suoi amici. Don Battista celebrò più messe in quei giorni, tra comunità di amici, in luoghi diversi a lui cari. Tutta la città fu piena di quella gioia sacerdotale. Molti aderirono. Don Sturzo inviò un messaggio:
tante personalità del movimento cattolico furono presenti. Pochi giorni dopo la sua ordinazione, Don Battista era a Roma. L'opera di questo secondo incontro si intitola Il Tributo, un'immagine che fa parte di un ciclo affrescato dedicato a Pietro. E lì si raccontano alcuni episodi della vita di Pietro. L'autore di questa immagine in particolare è Masaccio. La Cappella Brancacci è stata realizzata per mezzo di tre grandi pittori, Masaccio appunto, Masolino e Filippo Lippi. E un'opera, in particolare questa immagine, un'opera determinante per l'inizio del Rinascimento. Masaccio comincia a guardare a qualcos'altro, comincia a determinare, definire le figure all'interno di uno spazio che è misurato in qualche maniera, ed inizia anche l'uso un po' più deciso della prospettiva. Quindi lo spazio, l'ambiente, l'architettura e la collocazione delle figure sono pensate all'interno di una proporzione, di una misura. Ma non è solo questo, perché Masaccio qui inventa delle soluzioni narrative, potremmo dire, molto interessanti. Ma prima di entrare dentro l'opera e capire come la figura di Pietro viene esaltata in questa immagine, leggo il pezzo tratto dal Vangelo dal quale Masaccio tirerà fuori questa immagine, realizzerà questa immagine. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? Il re della terra da chi scuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegna loro per me e per te». Masaccio traduce questo episodio, questo racconto, deve tradurlo con l'immagine e quindi deve trovare una soluzione per far capire cosa sta accadendo. Quindi immaginatevi questo spazio vuoto prima dell'arrivo di Gesù e i suoi discepoli. Immaginiamoci dalla lontananza questo gruppo che arriva e vuole entrare in città. Ma arrivati al punto dove vediamo noi la collocazione dei personaggi, vediamo che si para davanti un uomo che è un gabelliere, un esattore, ed è vestito come un contemporaneo dell'epoca di Caravaggio, mentre Gesù e gli apostoli sono vestiti come ai loro tempi. E vediamo a destra un'architettura rinascimentale, un'architettura fiorentina, quindi adatta a questo episodio nella sua terra, nella sua città. E il racconto inizia proprio dalla figura in primo piano, dal gabelliere, dall'esattore. Devono pagare il dazio per poter entrare in città. Guardando l'immagine nella sua interezza, ci sembra di vedere una scena, una sola scena. Intanto l'occhio viene invitato a guardare subito verso una figura, che è quella di Gesù. Viene posta praticamente al centro, e le linee della prospettiva architettonica, le linee che portano al punto di fuga,
si dirigono tutte verso la testa di Gesù. Quindi Gesù diventa proprio il centro morale di tutta la storia. Ma questa non è un'istantanea. All'interno di questa immagine ci sono in realtà tre azioni che si succedono. La prima è l'esattore che chiede il denaro al gruppo, quindi in particolare a Gesù, e Gesù poi si rivolge a Pietro indicando verso l'acqua, e Pietro ripete il gesto di Gesù, e poi ritroviamo tutto a sinistra Pietro accucciato sulla riva del lago a prendere dalla bocca del pesce la moneta che gli aveva ordinato di fare Gesù. L'episodio si conclude tutto a destra, ritroviamo Pietro che paga la tassa, dà la moneta al gabelliere. Quindi chi vede per la prima volta questa immagine in genere non si rende conto di questi tre momenti. Cosa racconta questo episodio? Masaccio trova questa soluzione, uno per ricordare che il centro di tutto è Cristo, per cui il motore della storia è proprio Lui e tutto si dirige verso di Lui ogni volta. Ma come ci aiuta in questa strana sequenza? Perché non è inquadratura dopo inquadratura. Se dovessimo riordinare questa scena secondo la logica della sequenza, della successione di fatti, noi dovremmo mettere il gabelliere, Gesù e Pietro tutto a sinistra, oppure prima il gabelliere, poi Gesù e Pietro a sinistra, e per terza scena tutto a destra, quella di Pietro che paga. Quindi c'è una sequenza che nella nostra testa funziona come un fumetto, come un cinema. Masaccio invece ci fa entrare nello spazio, quindi ci invita come se avesse una telecamera in mano e ci fa entrare nella scena. Quindi noi siamo dietro il gabelliere che di spalle, poi seguiamo la sua mano che chiede il soldo, la mano sinistra, e con la mano destra indica la città. Quindi gli sta dicendo: se volete entrare in città, con la mano destra, lui dice, dovete pagare, lo dice con la mano sinistra. E guardate, c'è una linea che funge da guida ai nostri occhi, quindi noi siamo costretti a guardare all'inizio verso sinistra, perché siamo guidati dalle mani. Le mani del gabelliere, la mano sinistra del gabelliere che ci guida verso Gesù, la mano di Gesù che ci guida verso Pietro e il lago, e la mano di Pietro che guida verso, anche lui verso il lago. Poi ritroviamo Pietro. Quindi è come se Masaccio avesse preso la telecamera e si fosse avventurato nello spazio umano, nello spazio ambientale e umano, e quindi ci porta fino alla scena in cui Pietro raccoglie la moneta. E poi, come uno stacco cinematografico, troviamo tutto a destra Pietro che paga. Questa strana sequenza, apparentemente disordinata, ma in realtà geniale, ci dice alcune cose sull'opera. Cioè, quello che dicevo prima, che Gesù è il centro, è il motore, le linee prospettiche si dirigono verso di Lui. Ma poi c'è questa relazione tra Pietro e Gesù, il loro sguardo intenso, si guardano. Quindi Gesù fa il miracolo, cioè io pago, ma pago a modo mio, vi ricordo che io sono il Signore dell'universo, del mondo, quindi non vi scandalizzo, non faccio quello che non paga, mi adeguo alle regole di questo mondo, ma questo mondo deve sapere chi sono, allora paga con un miracolo. E la cosa interessante è che non lo fa lui direttamente, chiede aiuto a Pietro, chiede a Pietro di andare a prendere il soldo, e Pietro va, ma direi che è una cosa bizzarra prendere soldi dalla bocca di un pesce come da un bancomat. E quindi Pietro va a fare una cosa assolutamente folle, però ci va, si fida e trova la moneta all'interno della bocca del pesce e poi paga. Quindi Gesù chiede a Pietro di collaborare a questo miracolo. E qui, in una sola immagine, vediamo tutta la condizione, la situazione che deve vivere Pietro, ovvero come strumento
libero. Gesù glielo chiede e lui lo fa, magari con la paura di coprirsi di ridicolo. E allora perché lo fa? Perché conosce Gesù, sa chi è Gesù, ha compreso che Gesù è il figlio di Dio e quindi e l'ha visto anche all'opera. E allora la fiducia è totale. Ma questo ripetere il gesto di Gesù, di Pietro, con la mano che indica, potrebbe suggerirci due cose. Una, è come se Pietro chiedesse conferma rispetto a una cosa strana. Cosa devo fare? Devo andare al lago a prendere che cosa? La moneta dalla bocca di un pesce? Oppure l'altro è Pietro è l'imitazione in qualche modo di Gesù, quindi ripete il gesto di Gesù, perché Pietro poi sarà appunto quello che guiderà la Chiesa. È un po' come nella vocazione di Matteo di Caravaggio, dove Gesù chiama Matteo e Pietro lo fa anche lui, anche se in maniera timida, è un po' goffa, un po' arretrata. E allora quest'opera, oltre che a parlare di Dazio, oltre che a parlare di memoria dello stare nelle regole del mondo, ma ricordando qual è la cosa essenziale. Uno è questo, ma l'altro è una proclamazione della fede. Qui si parla di fede. Pietro ha fede e quindi va a fare questa cosa strana, quella di prendere una moneta dalla bocca di un pesce. Non so se Pietro poteva fare una cosa del genere per mezzo della richiesta di un amico o di un altro conoscente. Lo fa perché lo chiede Gesù e di Gesù si fida. E questa è la fede. L'ultima opera di questo secondo incontro si intitola Crocifissione di Pietro, realizzato da Caravaggio tra il 1600 e il 1601 ed è collocata nella chiesa Santa Maria del Popolo a Roma, nella cappella Cerasi. È interessante la collocazione dell'opera, perché all'interno della cappella ce n'è un'altra, che è quella sempre di Caravaggio, la caduta da cavallo di San Paolo, quindi quando va sulla via di Damasco. E le due opere sono divise da un altare, quindi non è casuale, perché Pietro, come vedete, sta guardando verso l'altare e la luce che invade San Paolo sembra proprio arrivare dall'altare. Quindi è un'opera, sono due opere concepite rispetto a quello che offriva il luogo, quindi Caravaggio ha ragionato su questo. La Crocifissione di Pietro fa parte di quelle opere di Caravaggio che lo rendono importante a Roma. E la prima cosa che si vede è che i personaggi sono proprio tutti, è una composizione che invade la scena, come anche quella di San Paolo. E vediamo subito, senza fronzoli, vediamo il povero corpo di Pietro appeso alla croce e, come degli operai, i tre che stanno sollevando la croce. Ma la cosa interessante è vedere che la zona più illuminata è proprio quella di Pietro. I tre operai al lavoro, chiamiamoli operai, sono coperti nel volto, dall'ombra, sono in ombra, quindi la figura illuminata che porta luce, e pur se in modo malmesso il corpo, è quello che noi andiamo veramente a guardare, quindi questa figura che obbedisce a questo martirio. Un'opera che a me ha sempre molto molto colpito, mi ha sempre molto attirato, sia per la composizione, ma soprattutto per questo spavento che Pietro prova, ma uno spavento che
viene governato dalla certezza della fede. Quello che lui fa nasce dall'obbedienza e dalla certezza. L'abbiamo visto rinnegare e chissà cosa aveva nel cuore quando questo è accaduto. L'abbiamo visto nel tributo seguire quello che Cristo chiedeva, perché certo che lui fosse il figlio di Dio. E lo vediamo adesso in croce, nell'atto finale del suo passaggio sulla terra. E allora, proprio per questa attrazione che ho avuto sempre per questo quadro, ho sentito il bisogno di fissare alcune idee, alcune cose che mi balenavano per la testa, e vado a leggere, quindi in una forma diversa da quella di un'analisi critica, ma più dettato da, ecco, una sorta di meditazione rispetto all'opera. Operai al lavoro, senza volto, Pietro, povero Pietro, a far rovesciare il legno, a far lavorare gli operai al contrario. Gli operai che gli danno retta, che accordano la richiesta, l'ultima richiesta del condannato, ma il volto dell'apostolo, alla mercé dell'obbedienza, dal rinnegamento alla fuga, dalla fuga all'obbedienza. Dove vai? Povero Pietro, povero immenso Pietro dal volto tremante, corpo nudo e tremante, già appeso al legno obliquo, e di lì a poco legno dritto, perpendicolare ma al rovescio, Pietro sotto sopra, come riflesso ai piedi del Nazareno in croce, come specchiato nell'acqua ferma di un lago, senza merito, ma per ora un fermo immagine sull'ascesa della croce, diagonale linea tracciata dal pittore. Croce al contrario, scena mai vista. Che cosa bizzarra avrà pensato il pubblico presente. Qualcuno avrà anche riso a vedere il vecchio capovolto. E qualcun altro avrà pianto. Qualche amico. C'era qualche amico a offrire a Pietro il suo volto distrutto e amico